Io credo sia una cosa molto buona che sia stato formato un governo politico, perché evita di dover andare di nuovo a elezioni e altri 3 mesi di campagna elettorale che sarebbero stati inevitabilmente concentrati sulla questione dell'euro, che spero adesso sia stata tolta dal tavolo. Siamo entrati nell'euro pensando di continuare a fare le cose che potevamo fare prima e quindi abbiamo fondamentalmente perso competitività. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Massimo. Io sono Aika, il robot dalle sembianze di un bambino. Sono stato creato presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, circa 10 anni fa. Ma voi siete venuti qui per ascoltare il mio capo Roberto Cingolani? Roberto, raggiungici sul palco. Lui scrive, parla, cammina, interagisce con l'essere umano, ha le capacità di apprendimento di un bambino di 5-6 anni ed è una palestra, ce ne sono 40 nel mondo, su cui si stanno sviluppando i codici di intelligenza artificiale. Se uno facesse un'estrapolazione lineare con ciò che è successo con i telefoni cellulari, 25 anni fa andavamo con le valigette in giro un po' ridicole, no? Col telefono pesava 10 kg, oggi abbiamo un computer in tasca. Queste macchine sostanzialmente condividono un po' questa tipologia di tecnologia e un giorno probabilmente saranno collegate al cloud, dove ci sarà un'intelligenza globale delle macchine e loro con un 5G, un 6G scambieranno app molto rapidamente, quindi diventerà in effetti un ecosistema di macchine in grado di fare molte cose utili e potenzialmente anche pericolose, per cui è giusto parlarne. Io tendo comunque a vederli come degli strumenti utili che dovrebbero sostituire l'uomo quando è il caso, quando è necessario, quando è pericoloso, quando è faticoso, o anche come oggetti di divertimento, possono in certi momenti ricordarci di prendere un medicinale, sostituirci se non ci siamo, ma non credo molto più di questo, è sempre una macchina, viti, bulloni, motori, batterie. La sanità digitale è sicuramente una sfida per il futuro, per il nostro paese, che dovremo affrontare molto seriamente. E il tema è già stato sancito attraverso il patto per la sanità digitale con un accordo in conferenza Stato-Regioni e questo è un primo passo molto importante. Siamo l'unico territorio che prova a fare un'esperienza di questo tipo. Come funziona? Attraverso un coach virtuale, quindi un allenatore che ti dà delle indicazioni personalizzate in base alla tua profilatura iniziale, hai degli obiettivi e se sei costante nel seguire questi obiettivi, hai dei premi, quindi inseriamo un meccanismo premiale, non punizioni che aiutano magari a fare cassa ma non aiutano davvero la salute, ma invece un sistema di premi. Io credo che il Trentino possa essere un punto di riferimento avanzato su questo nuovo modello anche istituzionale di costruire un'alleanza tra l'innovazione tecnologica e la protezione sociale. È evidente che l'innovazione tecnologica rischia, è vero, di spiazzare alcune categorie di lavoratori, in particolare
quelli più anziani. Noi dobbiamo quindi costruire, come abbiamo fatto finora, politiche attive sulla ricollocazione, ma soprattutto politiche formative anche dentro le aziende che ci consentono di investire sulle transizioni come elemento di protezione del sistema senza rinunciare alla produttività. L'istituto è cambiato tantissimo, è stato, diciamo, negli ultimi 40 anni molto un istituto di previdenza, anche se nella storia dell'INPS ci sono state delle fasi in cui aveva delle funzioni diverse. L'Italia è stato uno dei paesi all'avanguardia nell'introduzione dei sussidi di disoccupazione, per esempio. Negli ultimi anni io credo che l'INPS è divenuto sempre più un istituto che va ben al di là delle pensioni. E oggi credo il grande istituto della protezione sociale in Italia. Credo che dovremmo anche ridenominarlo in questo modo. Tra l'altro non bisognerebbe neanche cambiare l'acronimo, perché potrebbe essere Istituto Nazionale Protezione Sociale. Si deve prendere in considerazione quello che succede nel mondo, cercare di capire in che modo questo mina il sistema previdenziale e aggiustarlo con le riforme. Chiunque capirebbe che questo è un processo normale, che capita anche nella vita di tutti noi, e che quindi per dare sostenibilità e adeguatezza al sistema pensionistico bisogna partire necessariamente dal lavoro.